Attivato? Amore amaro, accompagnatemi al treno. Amore amaro, accompagnatemi al treno. Amore amaro, accompagnatemi al treno. Un po' troppo dolce il mio gusto. Acqua. Acqua. Faccio io, faccio io. Io arrivo. Il gatto ha funzionato. Il gatto va per paese. Sorte. Dov'è? Dov'è? Eccola. Ciao. Ciao. Federico ha portato il gadget di The Well, che sono appunto queste bustine per il vomito, ma noi non vomiteremo, però bellissime. Questo è già uno dei miei personaggi preferiti del 2024. Parleremo molto di lui, lo dobbiamo liberare, lo dobbiamo salvare. È un mostro meraviglioso, dolcissimo, sfruttato da secoli e secoli. Da una serie di persone, oggi parleremo di questo. Caffè per Federico, sono veramente contento, da Zampaglione che fra poco torna. Ale. Ok, ok, ok. Ah, Federico, l'intervista si fa qua, eh? No, se vuoi la puoi fare pure in salotto. Però sai, è importante il cinema. Pure il caffè alla Funari in diretta, no? Tutto, tutto, vediamo tutto. I Funari come faceva. Allora. Signore, allora, non spiega lei. E si pigliava il caffè in diretta. Amore amaro, accompagnatemi al treno. Te la ricordi? Ma che meraviglia. Che meraviglia. Me la ricordo, sì. Che meraviglia. Allora, questa è una canzone di Alone Alieno, il secondo album di Tiromancino. Bravo, fai tutte le cose che devi fare, perché poi chiacchieriamo, poi quando non ne vuoi più me lo dici, dici mi sono rotto il cazzo, me ne voglio andare, e te ne vai. Ale. Vuoi un succo di frutta? Vuoi del freddo? No, acqua, grazie. Acqua, 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 acqua. Ma tu sei in diretta adesso? Non siamo in diretta, però stiamo registrando e poi la mettiamo online. Ah, è un omaggio a un documentario di Martin Scorsese, dove lui appiccia la camera appena il suo ospite lo va a trovare a casa per un'intervista. Fantastico. Comunque hai visto The Well, sta andando. Pure al botteghino. Ma e noi siamo felici. Vai, siedete. Non sa mai, guarda. Ma hai preso il caffè? Certo, ho preso il caffè. Non sai mai queste cose come. Aspetta che te la firmo. Oh, al grande Zampa. Per il mitico Paolo Mereghetti. No. Allora. Ok, allora. Tu Silvia stai messa bene con l'acqua, non te ne do un altro po'. Ok. Vai Federico. Vai Federico. Ok. Allora, nel frattempo prepariamo il caffè per il grande Zampa. Sì, mi piglio prima un caffè e poi decoglio questo. Sta controllando le ultime cose. A causa dell'estrema efferatezza di alcune scene, nessuno sarà ammesso in sala senza vomit bag. Attenzione, sarà un'esperienza horror immersiva e altamente disturbante. 1 agosto 2024, The Well, VM18. Allora, Federico, no, cominciamo, poi tanto te lo porto il caffè. Allora, Zampaglione, noi facciamo subito un elenco, cominciamo a fare un elenco. Noi adesso siamo in bianco e nero, poi appena farò partire il cronometro di merda del critico cinematografico di merda diventeremo a colori. Okay. Bob Dylan, David Byrne, punto di riferimento di Zabbo Nicolosi per il film che ha fatto su Con la pesce di Martino, con il suo bellissimo True Stories. David Byrne, Talking Heads, Frank Zappa, Nick Cave, Adriano Celentano, Luciano Ligabue, Rob Zombie. Cosa hanno in comune tutti questi? Un rapporto con l'immagine. Sono andati a un certo punto nel cinema, nel creare l'immagine, nel gestire l'immagine. Abbiamo fatto un elenco di genialità piuttosto forti, chi più chi meno, del mondo della musica leggera. Il signore rientra in questo gruppo, cioè questo uomo che mi fece innamorare della sua musica con appunto Alone Alieno, album fondamentale, e con videoclip stupendo, e con appunto Amore Amaro, Accompagnatemi al treno, dove Federico c'aveva i capelli lunghi fino a qua, tutti c'avevate i capelli lunghi, è fantastico, e c'era tutto questo look stupendo alla Mad Max, o meglio anche forse ai rip-off un po' trash che facevamo anche noi, sì, dell'universo di Mad Max, no? E quindi era... L'avevamo fatta infatti dai Mutoids quel video, no? Mi ricordo ancora, in questa situazione un po' post-atomica. Bello, che bello. Anni quelli lì. Che anni meravigliosi, sì. Che anni meravigliosi. E lì arrivava questo signore, insieme appunto al gruppo d'artisti con cui ha sempre lavorato, e Tiromancino aveva perso la Y, era diventato Tiromancino con la I, e dopo che addirittura Federico aveva cominciato con il cinema, con Giò D'Amato, facendo appunto la colonna sonora. Vuoi zucchero, caro? No, latte? No, perfetto. Vai così. Coffee allo stato puro. Coffee allo stato puro, come mi piace pure a me, anch'io sono passato al non zucchero da tempo, che ci fa pure bene alla salute. Anche perché sennò ti fai 5-6 cucchiaini di zucchero al giorno, diventa tanta roba. Io ce l'ho fatta, pensavo di no, invece no, ma poi ci vuole un cazzo proprio. Niente, diciamo, è meglio il caffè. Ed è buonissimo, cioè veramente diventi drogato del caffè senza zucchero. Perché finalmente senti il sapore del caffè che proprio è fantastico. È caffè. E quindi siamo qui con questo artista particolare che mi sono accorto che ti ho recensito tante volte, pure troppe. Ti ho recensito con Nero Bifamiliare, ti ho recensito con Morrison sul Messaggero, La mia altra identità. Ti ho intervistato, questa è una cosa bellissima che mi dicesti nel 2007, la musica è mia moglie, il cinema è la mia amante. Questo è uno Zampaglione del 2007. Quando Monicelli peraltro lo rimproverava che l'aveva incontrata a Lecce a 2 giorni dalle riprese di Nero Bifamiliare, Monicelli gli fa: che cazzo c'è stai a fare stasera qui? Dice, tu devi stare a casa, perché... Io ho detto, perché? Dice, io quando inizio un film non faccio mai niente, sto sempre a casa prima, con quel modo suo che c'aveva severo. Io dissi, forse c'ha ragione. Ma è un grande Monicelli. Era uno Zampaglione, quello veramente che era impazzito per 2 film di un grande regista spagnolo, La Comunidad e Crimen Perfecto, e quindi fa questo film che oggi è difficile da collocare perché si è perso un po' quel gusto, ovviamente come giusto che sia, servono quelli che fanno i critici come noi per ricordarlo. Ragazzi, era il 2007, effettivamente Della Iglesia, che già aveva fatto film meravigliosi, si stava imponendo, ad alcuni di noi piaceva, come a Federico, questi film grotteschi spagnoli di vicinato, di palazzi, di commedia nera, di condomini, e ci fa questo film che va veramente rivisto, noi lo consigliamo di recuperare, dove appunto ci sono Luca Lionello ed Emilio De Marchi uno contro l'altro, Italia contro Romania, peraltro ci fu un utilizzo meraviglioso del rigore di Grosso. Ti ricordi? La scena più bella per me. Quella è la scena più bella. La scena più bella. Che salta. Ma sai che su Sky lo continuano, non dico quotidianamente, ma io, siccome mi arrivano gli alert, è un continuo vedere su Sky Nero Bifamiliare, lo rifanno di continuo. Questa è una cosa che non mi sarei aspettato, perché insomma era 2007, diciamo, sono tanti anni, eppure quasi un giorno sì e uno no mi arriva la cosa di Sky che rifanno il film. Questa è una cosa bella, perché ti accorgi che il lavoro che hai fatto non va perso. Io ho un po' sempre la paura, cioè non mi piace fare le cose che avverto che siano legate a un periodo, no? Cioè va di moda una cosa, magari ti aiuta pure a volte sfruttare l'onda, sfruttare le mode, ma io preferisco sempre cercare di fare qualcosa che poi ha qualche possibilità di rimanere, quindi sfuggo magari alla cosa del momento e cerco la cosa che possa rimanere. Quella è una mia fissa, sempre avuta con le canzoni, con... Non faccio infatti scelte, che so, pure nella musica, legate al pezzo dell'estate, il tormentone, il featuring, il paraculo, tutto sto modo di ragionare qui, che magari in un'estate ti fa pure guadagnare tanto, però poi rimangono sti episodi che l'anno dopo è come se non l'avessi mai fatto, no? Siccome il lavoro costa tanta fatica, diamogli una prospettiva. Diamogli una prospettiva, perché sennò veramente è solo una roba. Oggi è tutto usa e getta, capito, se ci pensi, cioè si vuole massimizzare il risultato in quel momento, poi dopo anche finito, basta. Ma io lo estenderei proprio a un carattere esistenziale del momento, cioè sì, è tutto usa e getta, cioè non abbiamo più una capacità di veramente far tesoro di qualsiasi cosa. Lo estenderei oltre l'arte, sì, no? Mi sembra proprio che faccia parte proprio della nostra vita. Ma hai visto anche l'informazione, cioè può arrivare anche la notizia più devastante. Ci siamo già dimenticati di Trump, il giorno dopo dell'attentato a Trump ci siamo già dimenticati, ed è successo, sì, poi capito, è tutto un... No, più di 2 giorni, guarda, io ho notato più di 48 ore anche la notizia più sconvolgente non riesce ad andare, cioè si ferma dopo quelle 48 ore e se ne parli ancora, perché magari è una cosa che è ancora in corso, la gente non gliene frega più niente, non interagisce. Certo, per noi della generazione X, io e Federico siamo della stessa generazione, c'è qualche anno di differenza, effettivamente facciamo un po' i vecchietti in questo, diciamo, non era così, quando eravamo giovani un po' l'abbiamo visto cambiare questo. Ma io direi però che questa cosa di aver potuto vivere dei periodi in cui le cose che dovevi prendere seriamente, io la ritengo una fortuna. No, io stavo dicendo, facciamo voi vecchietti che sta meglio, era meglio così. No, ma sicuramente, cioè io per esempio noto anche, capito, nel campo musicale, la tendenza è se prendere ragazzi, fagli far botto, 6 mesi dopo sostituirli con altri, e infatti poi li incontri e magari mi chiedono ma come funziona, che è successo, cioè ma come mai mi è successa questa cosa, perché poi li incontri nelle varie situazioni e ti vengono a chiedere le cose, perché tu ti vedono come un veterano che sta lì da tanti anni e vogliono capire che cazzo è successo, perché poi si colpevolizzano, magari pensano che sia stata colpa loro, che hanno gestito male. Io dico, ragazzi, guardate che non c'entrate niente voi, è proprio la macchina che funziona così. Allora è difficile oggi riuscire a avere una visione che vada al di là della durata di un posto, perché tutto si è, come dire, assestato su quanto dura un posto. Quanto dura? 3 ore, poi è vecchio. Ecco, allora tutto deve essere un po' girare intorno a questa logica. E secondo me, insomma, soprattutto per le nuove generazioni diventa difficile poi così poter fare una carriera all'interno di qualcosa. Cioè, quando io ho cominciato con la musica era presa un passo alla volta, una persona alla volta messa in sala, ai concerti, una persona in più alla volta che ti ascoltava, fino a che poi a un certo punto non creavi una fanbase che però era reale, non era soltanto legata a una moda. È un po' quello pure che sta succedendo col cinema, no? Cioè io all'inizio, quando ho cominciato a fare cinema horror, sostanzialmente sono stato deriso, in poche parole, alla notizia di questa cosa. Insomma, la percezione iniziale è stata, ma possiamo leggere una notizia così? Zampaglione che fa horror, cioè allora domani Antonacci fa western, capito? Quindi ho letto un po' di roba all'inizio che mi ha preoccupato, per cui poi ho cominciato questo percorso fuori con Shadow, portando alle festival internazionali proprio per non dover pagare questo tipo di scotto, e piano piano ci sto credendo, sto portando avanti questo genere che era stato messo proprio in cantina, chiusa a chiave, buttate le chiavi, e sto piano piano riportandolo al centro della questione. Quindi è un lavoro lungo, un lavoro che magari poi a un certo punto pagherà pienamente, già sta dando dei risultati, perché infatti... io vedere un horror italiano che normalmente proprio non esce in sala, ma neanche se ti butti dalla finestra, vederlo nella top 10, che comunque col VM18, col VM18, con media copia più alta, con tutta una serie di cose che ti fanno pensare, perché dici ma allora se uno ci crede veramente nelle cose, ti ci metti a lavorare con serietà, poi la gente se ne accorge, e quindi è lì che bisogna... Ed è il discorso che facevi, Federico. E infatti adesso passiamo dal biancanero al colore, palmete, però molto interessante questa premessa esistenziale, artistica, generazionale, storica, perché sono peraltro molto d'accordo con Zampaglione. Però il discorso è proprio questo, ci vuole anche forse proprio anche un rigore mentale, una ideologia, una capacità di non farsi prendere dal panico, ecco perché anche, peraltro quando Federico parlava di vecchi e giovani e di incontri, ho pensato a Morrison, che è un suo film, che è il suo penultimo film, molto interessante anche sul rapporto tra un musicista esperto e un po' finito in clausura o in autoesilio. Il dimenticatoio. C'ha una scena col film di un'amarezza. Quella dell'ascolto. Mamma mia. Ma l'hai fatta proprio, anche quella è una scena magnifica. Ma quelle sono cose vere. C'è Calcagno, la diciamo per i nostri amici, c'è Calcagno che fa appunto questo musicista un po' finito, caduto in disgrazia, che prova anche a rimettersi in piedi anche attraverso appunto la conoscenza con Zurzolo, che è appunto invece un musicista giovane all'inizio, e c'è questa scena che solamente uno come Zampaglione secondo me la può fare, perché probabilmente l'ha vissuta non in prima persona, ma l'ha vista. L'ho vista, quella scena lì io l'ho vista. Ed è una scena, ragazzi, di un'amarezza, in un cinema italiano ventre molle che per bambocci abbastanza, sto parlando di quello dei grandi autori, invece poi arriva un film come Morrison, magari distrattato da molti, e c'è questo signore che fa sentire a un gruppo di persone che rimette insieme in una stanza per una sua rivalsa, gli fa sentire un suo nuovo pezzo, e c'è un'amarezza. Là se l'aveste vista di Risi e Monicelli, ma più Risi di Monicelli, perché lui ce l'aveva di più l'amarezza, ti avrebbe abbracciato. Cioè lì tu hai fatto, guardate quanto è buffo Zampaglione, lì lui fa grande commedia all'italiana, perché è una vita difficile, no? Risi, cioè questi momenti in cui, perché Morrison è anche questo, ci sono momenti di commedia, sì. Però lì Federico fa una cosa terrificante, dove... horror dove non c'è Guron, fra poco guardiamo il mitico Guron e dello splendido The Well, però appunto dove improvvisamente, recuperata quella scena, attorno a Calcagno si crea questo gelo. E anche in te spettatore, perché forse ti rendi conto che non... Ma perché lui lì fa il classico errore, cioè l'errore che si fa a un certo punto della vita quando magari si è in una situazione di difficoltà, parlo di un artista, in questo caso di un musicista, è quello di pensare che forse ti devi mettere a fare le stesse cose che stanno facendo i giovani, e lì è veramente il momento in cui ti metti il cappio al collo, perché diventi ridicolo. Allora il protagonista del film, influenzato da questi ragazzi che gli girano intorno, che fa? Vuole tornare sulla scena e fa una specie di pezzo trap, per cui lo fa sentire in pompa magna a questa festa, e tutti lo guardano come se guarderebbe un cretino, cioè ma che cazzo hai fatto, che cos'è sta roba, proprio perché non è credibile lui in quei panni. E la cosa amara è che lui se ne rende conto, e questa è una cosa che succede, cioè tu ti rendi conto veramente di quello che hai fatto, soltanto quando lo vedi negli occhi del pubblico. Cioè a me è capitato appunto di pensare, magari dico cazzo sta canzone è bellissima, oppure sta scena, poi quando la vedi con il pubblico, quando l'ascolti con il pubblico, lì è veramente il momento della verità, perché cambia tutto. Per cui io infatti per evitare questo shock le cose un po' le faccio vedere e sentire prima, cioè quelli che tengono tutto nascosto, magari lo sente solo la moglie, il fratello, oppure lo vede solo l'amico, solo il produttore, e poi arrivi al pubblico, lì vedi un altro film e senti un altro disco. Improvvisamente tutto ti può sembrare infinitamente lungo, le cose che succede questo fatto qua, e quella è raccontato appunto lui che non fa sentire niente a nessuno, ma a un certo punto si è autoconvinto di aver fatto un capolavoro. È un musicista che comunque riesce, la bellezza della scena è questa, riesce comunque, proprio perché è stato un grande musicista, riesce a riavere attorno a sé quell'ambiente che potrebbe rimetterlo in sella, ecco perché è proprio una vita difficile di Risi, cioè lui fa proprio una cosa molto bella sulle dinamiche di quell'ambiente professionale e sociale. È una scena, ripeto, per me meravigliosa, che vale tutto il film, sì, quella è una scena di grande intelligenza, delle più riuscite e delle più tristi, perché in effetti quando succedono quelle cose lì ti senti morire, perché dici ma perché cazzo non ci ho pensato prima che c'era magari questo problema. Però è quello che dici te, Federico, è il rapporto tra te e il mondo e te che ti sei fatto un discorso e che a volte noi ci facciamo dei discorsi che sono sbagliati, che non ci capiamo un cazzo, e quindi il confronto ci porta a questo. Morrison è del 2021, di sale e di fuoco. Anche quello su Sky si trova, lo domandano spesso pure su Sky. È tutto comico e disarmonico, no? Diceva, è tutto comico e disarmonico. Sì. Ok, e questo è Calcagno, il grande Calcagno appunto che... tutto comico e disarmonico. È tutto comico e disarmonico, giochi di parole appunto, Amore Amaro, Alone Alieno, il secondo grande album di Tiromancino. E Amore Amaro accompagnatemi al treno, a me mi ossessionava, la cantavo, è una frase, ma ecco, scusa, ma mi do, mo che c'ho te qua, sta cazzo di frase, da dove viene? Quella frase mi pare che, allora io scrissi Amore Amaro e mio fratello scrisse accompagnatemi al treno, una roba del genere. Ma dovevate prendere il treno? Ma lì andavamo molto su immagini anche, cioè il fatto di essere accompagnato a un treno con la persona che ti saluta e tu che te ne vai è una cosa che ha molta amarezza in sé. E poi voi eravate rock, musicisti, sì. Quindi il treno c'era effettivamente. Il treno c'era, però c'era questa idea del distacco e dell'immagine del treno che se ne va con una persona che ti accompagna, ma poi queste strade si dividono, e quindi ci sembrava un'immagine bella per descrivere un certo tipo di amori amari. Stupenda. E questo è lo Zampaglione appunto musicista con Alone Alieno, che era del 92, se 95. 95. Erano quasi 30 anni fa, fratello mio, ti rendi conto? Stiamo ancora qua, Federico, soprattutto stai ancora qua, e questo fa capire il discorso che stava facendo prima Zampaglione sulla resistenza, sull'ideologia, la metodologia e la sopravvivenza dell'artista e dell'uomo. Federico fa questo esordio buffissimo appunto quando i Tiromancino 7 anni prima sono diventati super pop, super potenti, con appunto capolavori come La descrizione di un attimo, che ancora oggi sentiamo e risentiamo, e che è un capolavoro immenso della musica leggera italiana e non solo. Federico fa questo esordio spagnoleggiante, sì. Recuperatelo, con appunto un'ottima Gerini, un ottimo Luca Lionello, questa grande idea di Grosso, di recuperare il rigore di Grosso dei mondiali del 2006, e guardate che bravo questo regista, che nel 2007 fa un film appunto con un evento storico importante per noi italiani del 2006. Poi arriva una stecca micidiale, Zampaglione si prende 3 anni di tempo e fa un film che è un bellissimo omaggio ad Allucinazione perversa di Adrian Lyne, si intitola Shadow del 2010, sì. E che è completamente un'altra cosa, ma adesso poi magari ci arriviamo dopo, perché amiamo moltissimo Shadow. Poi Tulpa, che a me piace meno, è forse il film di Federico che mi piace meno riuscito, ma quello poi si è creato, sì, comunque è il film meno... Sai però perché, però, e soprattutto chi fa il mio mestiere lo deve, no, al di là del piacere del gusto ovviamente ci deve essere, era un tentativo comunque di espandersi dopo Shadow, perché Shadow, guardate, noi stavamo nella merda a livello di horror, noi veramente eravamo a zero, ora meglio, perché dal 2018 a oggi, tra Suspiria, Classic Horror Story, Piove, Federico che arriva con questo grandissimo film che è The Well, ma guardate, in quegli anni eravamo proprio a top, zero, quindi Federico con Shadow riporta in modo qualcosa, ecco perché alcuni di noi che amano l'horror si entusiasmano. Tulpa perché è stimabile? Perché è un tentativo comunque di inserire placido, cioè di mettere, di allargare e di, come dire, allargare in chiave mainstream un concetto di film che può essere di nicchia. Sì, però era troppo un omaggio, cioè io lì era tutta la vita che ero ossessionato dal giallo all'italiana, quindi quei film con le mani guantate, con l'assassino, con le armi da taglio che si muove nell'ombra, belle donne, situazioni un po' anche, come dire, osè. Allora ero ossessionato al punto tale che lì ho costruito il mio omaggio proprio, però l'ho fatto in maniera talmente tanto, cioè volevo ricostruire esattamente quell'atmosfera lì. Sei stato un po' troppo antologico quasi. Sì, cioè come se sulla musica uno dice voglio fare un disco con le sonorità degli anni 70 dei gruppi. Esatto. Ho esagerato in questo senso. No. Io poi credo, lì mi sono preso una valanga di merda su Tulpa, perché mi hanno all'inizio criticato mortalmente tutti, però io penso che poi in quel film ci siano delle parti più riuscite di altre, e infatti sì, noto che quelle parti gridano un po' vendetta per tutti gli insulti che mi sono preso in quel periodo, e spesso sto leggendo delle persone che dicono però attenzione perché Tulpa c'ha delle cose. Federico, qua torniamo al discorso che facevi prima, il tempo. Sì. Il tempo fa, e il tempo poi è molto importante per l'arte, lo sai, dalla letteratura alla musica, perché permette a tutti di poi uscire anche, no, da certe passionalità, da certe frenesie. Ma io faccio incazzare, io ho tutta una parte di persone che tutte le volte faccio uscire un film e gli sale il sangue. Perché dicono fate la musica e non accettano proprio l'idea che uno possa fare due cose e avere successo in entrambe. Ecco perché questa è una cosa che alcuni gli scoppia la testa. Vabbè, Federico, però su questo tu devi stare anche lì, saggio. No, ma io ci sto al gioco. È normale. Però mi accorgo che ci sono alcune persone, soprattutto che fanno parte poi del mondo, che addetti ai lavori, un po' registi, un po' così, che quando sanno che è uscito il film mio gli sale il sangue al cervello. Ormai io ci ho fatto l'abitudine su questa cosa e ti posso dire la verità, dopo 30 anni di carriera ho letto tutto il contrario di tutto su di me, quindi me ne frego, però è un dato di fatto. Ma infatti in questa intervista che ti feci, praticamente che eravamo, non lo so, non se la ricorda, tu mi fai un discorso divertente sulla differenza tra, queste sono tutte le recensioni, eccola qua, la differenza tra il mondo del cinema. Io ti dico, ma che differenza c'è tra il mondo della musica e il mondo del cinema? Guarda come rispondi te, guarda quanto sei lucido. Il mondo del cinema lo bazzico un po' solo da quando sto con Claudia Gerini, mi sembra un mondo più pettegolo rispetto a quello della musica, forse perché da noi girano molti meno soldi e poi nella musica ci vediamo poco, questa è la mia, mentre invece nel cinema tra prime e anteprime c'è sicuramente più possibilità di incontrarsi e sparlare. Porca miseria, è vero, eri molto lucido. Ok, ragazzi, adesso entriamo dentro The Well. Allora, questo matto con 5 film in filmografia veramente anche particolari, dal 2007 appunto al 2024, il film noi appassionati lo cominciamo a sentire già del 2023, perché comincia a fare questo giro. Non dimenticare mai che La maschera del demonio in Italia non lo vide nessuno. Sì. Federico, quindi devi stare tranquillo. No, io sto tranquillo. Ladri di biciclette non lo vide nessuno. Sto parlando perché ho fatto queste due citazioni, uno Ladri di biciclette per quello che accadde negli Stati Uniti, l'altro La maschera del demonio per quello che accadde in Francia e anche negli Stati Uniti, cioè esattamente The Well infatti comincia a essere accettato in festival molto importanti come Sitges, che è un festival per gli appassionati del cinema fantastico e horror, insomma è uno dei punti di riferimento vicino a Barcellona del festival del cinema fantastico. E arriviamo a The Well. Allora, qua Zampaglione, ci sono tante domande. Zampaglione sbrocca, fa un film veramente molto particolare. Io arrivo addirittura a dire, Federico, che secondo me è il tuo più bello. Di questa filmografia di tutto rispetto che hai appunto di 5 film, perché se posso permettermi di dire, Zampaglione quando lavora non hai mai la sensazione appunto che lo faccia perché è un rocker annoiato e stronzetto che vuole andare a invadere. Questo è un signore che insieme ai suoi amichetti e sodali di Tiromancino mette il villaggio dei dannati di Wolfrilla in copertina proprio di Alone Alieno, se non sbaglio, sì. Quindi fa capire già Zampaglione che ama Mario Bava, che ama ovviamente Argento, che cresce vedendo questi film, bramandoli, desiderandoli, come stava dicendo prima, il famoso giallo all'italiana. Quindi non è, è uno de cuore Zampaglione, tutto gli si può dire tranne che sia appunto uno che fa le cose un po' finte, e fa la sua appunto colonna sonora di Hot Steps con Giò D'Amato, e quindi entra quando i Tiromancino si chiamano Dirty Trick, e quindi ha il massimo rispetto. La cosa bella di Zampaglione è che lui ha rispetto e riconosce ovviamente la nobiltà del cinema nazional popolare di serie B, il cinema softcore, il cinema erotico. Noi veniamo da lì, infatti io e Zampaglione sicuramente siamo quelli vecchietti che si sconvolgono quando vediamo la Gen Z che non vuole vedere le oscenità al cinema, perché noi siamo stati condizionati esattamente al contrario, cioè ci volevano perversi ed erotomani, e lo siamo ovviamente diventati perché eravamo bombardati da queste cose pazzesche, sì. Ragazzi, che chi è cresciuto col cinema di Christopher Nolan chiaramente non è stato bombardato dagli ormoni e dalle seduzioni con cui siamo stati bombardati noi, e infatti sono appunto molto più gelidi e rarefatti. Fatti. Perché Federico? Perché mi ha entusiasmato The Well? Perché veramente mi devi raccontare come ti è venuta in mente questa idea. Io vi dico solo il setting. C'è chiaramente, come in tanti racconti del Novecento, c'è uno straniero che arriva in un luogo appunto straniero per lui. C'è Lisa, che è una restauratrice, che arriva in Italia, a Sambuci, paesino appunto laziale, e arriva per restaurare un quadro. Lisa è una figlia di papà, nel senso che è la figlia di un grandissimo restauratore che deve andare a fare un lavoro, ok? Presso una famiglia nobiliare, la famiglia nobiliare dei Malvisi. Allora, arriva, comincia a incontrare, io purtroppo prendo appunti, comincia a incontrare la duchessa Emma Tosca Malvisi, una Claudia Gerini strepitosa, e comincia a Lisa vedere sto quadro che non c'è. Prima grande idea. È stato offuscato da questo incendio che provenuto dal camino, praticamente tutto il fumo, la fuliggine ha annerito completamente tutta la tela, e lei la deve riportare, diciamo, alla luce. Quindi c'è un lavoro di riscoprire, insomma, le figure, le immagini contenute dentro questo quadro. La genialità, adesso faccio il critico purtroppo, la genialità è che lo schermo è nero come lo schermo è nero prima che cominci un film. Sì. Lo svelamento del quadro è lo svelamento della storia. Sì, esatto. E Zampaglione fa una cosa raffinatissima anche a livello di sceneggiatura con Stefano Masi, che è produttore e co-sceneggiatore del film. E poi è diventato pure distributore, perché si è voluto distribuire da solo. Guarda, ma sti due, voi due dove non siete, cioè... Io non conosco un cazzo di Masi, lui, ma mi sembrate una coppia magnifica. Sì, proprio. Lui è un personaggio veramente di un entusiasmo che raramente mi è capitato, perché poi appunto il film è bello pesante, abbiamo preso il 18 e tutta una serie di cose, però lui non ha mai battuto ciglio su... Addirittura c'è un suo video che mentre io giravo gli dico: Stefano, ma secondo te col telefonino non l'avrei preso? Dico, in caso poi dovesse succedere c'è la prova, gli ho detto. Ma secondo te che divieto ci daranno? E lui dice: ma secondo me ci daranno i 18, ma va bene così. Quindi poi dopo il film, a un certo punto, finito il film, abbiamo sondato un po' i vari distributori, quelli più grandi, ovviamente nessuno lo voleva prendere perché il film era molto violento, perché non gli piace distribuire l'horror italiano, e Masi ha detto: ma lo distribuisco io. Quindi ha preso delle persone, quelle di CG Entertainment, che poi faranno il digitale, il Blu-ray e tutto quanto, i Cat People, e sarà distribuito da solo, e come primo film l'ha prodotto, l'ha venduto in 104 paesi, e se l'è pure distribuito in Italia finendo nella top 10, cioè io veramente... Beh, proteggiamo Stefano Masi. Stefano Masi è un grande, cioè, dobbiamo avere una sua follia, cioè, se gli ha, capito, uno che parte da zero, nel cinema. Possiamo indirizzargli anche degli artisti. Andate da Stefano, scusaci, te testiamo a Iperuranio Film, andate da Stefano, rompete le palle a Stefano. Mentre il quadro comincia a essere riparato, restaurato, peraltro Lisa c'ha una battuta bellissima, molto erotica, Lisa vuole dormire vicino al quadro, Lisa parla al quadro, già cosa che mi è piaciuta moltissimo. Lisa è brava, Lisa è una che lo sa fare sto mestiere e ha intanto già divertimento assoluto per noi amanti dell'orrore, pittore che non esiste, di nome Arcano. Esiste, è quello che ha fatto il quadro, è uno che lavora con i tool, pensa, mi sembra sia brasiliano, okay. Un artista brasiliano. Non esiste nella storia del Novecento. No, però esiste lui poi nella realtà, che è stato lui che ha fatto il quadro, e fantastico, un personaggio che fa della roba veramente inquietante, se vi capita andatela a vedere su Instagram, proprio disturbing, si chiama Arcano, è un collaboratore dei tool. Penso non male, no, non male. E questo Arcano che non esiste invece nella storia di The Well, perché? Perché è un pittore della, diciamo, di fine XV secolo. Che cosa è successo lì? Questo quadro svelerà una storia, svelerà una narrazione, svelerà dei personaggi, svelerà appunto un'azione accaduta, si collegherà a un rituale. Nel frattempo Federico fa una cosa geniale, semplicemente geniale, fa due piani di racconto che sono anche due piani di scenografia, due piani di ambiente, sì, e quindi anche di ideologia, secondo me, sì, cinematografica. In un piano ci sta l'horror bello, patologico, gotico, che amiamo noi, gotico, di librerie, un po' appunto quello da cui vengono Mario Bava, case nobiliari, il Freda, esatto, il Freda, e ovviamente i racconti tipo fatti da Corman con il grande Nicolas Roeg in collaborazione, e quindi fa un horror di questi di legno, di libreria Liberty, appunto di senso del libro, di senso di polvere e di aristocrazia decadente, e con tutte quelle cose che a noi ci piacciono, sospetti di incesto, comunque idee anche di decadenza, di perdizione, sì, lussuria, comunque mistero dentro stanze soffocanti per libri, lampadari. E poi fa una cosa geniale Zampaglione, sotto invece a un secondo, a un livello sotto fa un torture porn, diciamo, con tutta un'altra immaginario. Sì. Cioè ruggine, ferro, sangue, sbarre, celle, topi, vermi, sangue. Voi direte, come possono centrare queste due cose? E qui c'è anche una cosa, Federico, per cui veramente vi devo fare i complimenti, perché ci ho pensato tanto, e The Well è un film che vi farà molto pensare. E quindi si va molto oltre anche il "oh mio Dio, gli effetti meravigliosi di Diamantini, oh mio Dio, uno che si fa la sciarpa con un intestino, oh mio Dio, si scuoia una testa", ma in realtà, ed è il motivo per cui probabilmente, mi dispiace per te, lo metterò nella mia top 10 dei film italiani del 2024, probabilmente, caro Zampaglione. Hai detto, cioè regista. E beh, mo stiamo ad agosto. Se io un film così intelligente, perché io ho pensato veramente tanto e mi sono dato delle risposte. Noi cominciamo a spoilerare, quindi voi il film, questa intervista vedetela dopo aver visto The Well, ragazzi, perché dovete correre a vedere The Well, perché quando ci ricapita appunto di vedere, e finalmente qualcosa si sta muovendo con artisti come Guadagnino, Strippoli, De Feo, questo qua, e dobbiamo stargli vicino a questi signori, perché non possono essere adorati solo a Sitges dai francesi, perché sennò famo Mario Bava parte seconda, dobbiamo essere anche noi. Che cosa fa Federico? Crea una storia dove cominciano a esserci delle creature come il mitico Guron, di cui io mi sono innamorato. Io amo Guron. È forte, sì. No, io amo Guron perché io mi chiedo tantissime cose di Guron, e siete stati proprio dei geni, perché seminate ma non dite. Allora, Guron, voi direte, ma che c'entra questo signore che è un mostro? Ecco, Guron entra anche lui in questo grande casino di storia di Lisa, la Malvisi, perché Guron, signori, Guron è una creatura che viene sfruttata da secoli. millenaria. E che non è cattivo poi, cioè io adoro l'ultima inquadratura di The Well, l'ultima inquadratura di The Well è geniale. Zampaglione, è lì che io ho urlato proprio quando ho visto il titolo di Code, ho detto questo film è geniale, perché lui fa tutta una chiusura poi satirica, molto dura, e io amo le ideologie, perché sono vecchio come te, sono un uomo del Novecento come te, e questo è un film, caro Federico, che parla di ideologie. Sì. Da lì, se voi pensate alle ideologie, capite anche, secondo me, i topi, la ruggine, il ferro e la casa sopra. Sì, sì, sì. È questa nuova ideologia che arriva alla fine. Eh già. Sei d'accordo? Quando poi vi ti accorgi anche che la scienza corrisponde anche un po' a un certo tipo di esoterismo, di rituali, di cose, ma alla fine il messaggio è quello che l'essere umano, in termini di cattiveria, di approfittarsi di tutto quello che gli capita, vince sempre. Cioè il più crudele di tutti, il più cattivo di tutti, il più macchinoso di tutti, il più, come dire, è sempre l'essere umano. E quindi non Guron. Free no. Guron, cioè Guron noi lo amiamo perché Guron è meraviglioso. Sai una cosa che fai, mo me la devi, però me la devi spiegare bene. Guron non è mai aggressivo. No. Mi cominciamo a parlare, io amo i mostri. E impazzisco quando qualcuno arriva e ha un'idea così chiara su un mostro, sia estetica che ideologica. Sì. Cioè Guron, parla un po' di Guron perché io gli voglio troppo bene. È spoiler. Quindi, sì, quindi però, senza, magari, però dimmi Guron. Il mostro è qualcosa che fa paura perché c'ha un'estetica che fa paura. E quindi quando tu lo vedi ti spaventi, ma non è detto che poi il mostro sia realmente quello cattivo, cioè il mostro a volte si nutre soltanto perché deve mangiare, come farebbe un qualsiasi animale, come facciamo noi, facciamo pure noi, cioè, per cui io ti percepisco mangiare o bere, ma in realtà i mostri sono altri, perché poi Guron ha delle qualità, diciamo, in qualche modo che vengono eternamente sfruttate. E quindi lui si ritrova a essere la vera vittima. Federico fa un'inquadratura a Guron che è pura ideologia. Quando io vedo cose così precise da parte di un regista, essendo un tipo di merda, impazzisco. Verso la fine del film, Guron, senza svelare troppo, a un certo punto Federico, diciamo che Guron è in cattività, il che non vuol dire che sia cattivo. La cattività è la prigionia, ragazzi, è la costrizione. A un certo punto Guron si libererà in questo film, ma Federico fa un'inquadratura di Guron verso la fine del film che è passato dal piano sotto, dove qualche merda classista, strega classista di merda l'ha voluto mettere e confinare, perché quella è l'ideologia. Certo. E forse poi dopo ci sarà un'altra ideologia, ma Guron è sempre vittima di tutte. A un certo punto Federico inquadra Guron che comunque un pochino poveraccio è sgattagliolato, ma lo inquadra, io là mi sono innamorato, perché lo inquadra che sta così, cioè non fa un cazzo, sta così, e lì io ho voluto un bene dell'anima, perché poi ho pensato dobbiamo andare da Guron e abbracciarlo. Hai notato dei dettagli, perché appunto poi ci sono delle metafore sotto. The Well è appunto un horror, però tutti i protagonisti di questo film fondamentalmente lottano contro il tempo. I ragazzi che sono stati imprigionati al piano di sotto lottano contro il tempo per cercare di scappare. La duchessa lotta contro il tempo per altri motivi. Lei lotta contro il tempo perché deve finire il quadro, se no se la inculano. Quindi la metafora del tempo, la metafora delle cose del tempo che passa, la ragazzina. Stupenda. La ragazzina anche che è anche collegata. Io ho visto il film con mia moglie. Lei è impazzita per un'altra cosa ideologica che tu fai, e cioè la chiusa sulla ragazzina, che non è una ragazzina. Anche lì capiamo la complessità di The Well. Guardate, The Well è un film molto complesso, perché ci sono varie piani di lettura, ma soprattutto varie scelte. Noi che amiamo il fantastico, amiamo questi film che veramente la magia è una cosa bellissima, ma la magia può essere usata in tantissimi modi. Federico fa una chiusa su un personaggio, facendo vedere che attraverso la sua scelta etica lei riesce a chiuderla in un certo modo. Sì, e anche lì The Well diventa... Si commuove. Un'altra cosa. È certo che si commuove. Mia moglie è impazzita per quell'inquadratura. Sì. Certo. Certo. Perché ha trovato, e anche lì siete molto lineari con Masi, cioè fate lottare un personaggio con una sua scelta. Cerchiamo di essere meno criptici. Quando Lisa arriva trova due donne, una giovane, una bimba e la duchessa Malvisi, interpretata da una grandissima Claudia Gerini, che quando recita da matriarca in inglese, come fa in John Wick capitolo 2, tu fai ok, perché c'ha una personalità e una presenza, e infatti impazziscono, come in John Wick, lei proprio lo domina il film, sì, cioè è una cosa magnifica. E la bimba, che è collegata ai due signori, perché anche lei mi ha ricordato la Nicoletta Elmi, mi ha ricordato appunto la... Come si chiamava la bimba di Profondo Rosso, stupenda? Quella che della casa che c'ha le lucertole. Il nome adesso. Va bene, adesso mi veniva Nicoletta Elmi, ma non vorrei confonderlo con la presentatrice. Comunque, Linda Zampaglione, che forse è collegata al signore e anche alla signora, bellissimo volto, bellissima aria, veramente da gotico italiano anni 60, sta insieme alla duchessa. E tu vedi che è una bimba riottosa, è una bimba incazzata, è una bimba un po' ribelle. Guardate Federico e Masi in sceneggiatura e Federico in regia come portano alle estreme conseguenze questa cosa in quell'inquadratura stupenda. Bravo, cioè te lo voglio dire proprio, cioè, ma quella è personalità, quella è capacità di racconto, e sempre per capire tutte le strade di The Well. È un film che in realtà poi adesso tutti ne parlano di una cosa iperviolenta che sciocca. E invece è questa la cosa bella di The Well. C'è quello e c'è anche dell'altro. Ma c'è molto altro. Sì, c'è dentro, appunto, come dicevi tu, dei significati, dei momenti che danno emozioni diverse. Poi è ovvio che magari la cosa che più salta all'occhio in una prima visione, almeno, oddio, ci sono delle scene gore, mamma mia, sono tremende, però in realtà poi dentro abbiamo voluto raccontare anche appunto delle cose più drammatiche e che poi riguardano il passare del tempo, cioè un tema che comunque parliamo. Ma hai cominciato un'intervista parlando del tempo, pensaci un attimo. Il tempo poi più passa e più te ne rendi conto che diventa la cosa che ci ossessiona di più, che ci fa più paura, perché ovviamente è il più grande, tra virgolette, pensiero che a un certo punto diviene. E anch'io ci penso tanto al tempo, però la soluzione che ho trovato è quella di dire, vabbè, se cerco di impiegare questo tempo facendo solo cose che mi interessa fare, vedendo solo persone che mi interessano, ho eliminato tutto quello che mi porta fuori da questa cosa qua, perché poi nella vita, capito, il tempo lo perdi pure facendo cose di cui non te ne frega un cazzo, e quindi quando poi è passato ti rendi conto di averlo buttato, no? Quindi la mia soluzione è stata quella, oppure quando compio gli anni dico vabbè, compio 56 anni, vabbè, ne potevo fare 87. Ancora un pochino più, capito? Quindi, però ecco, questo tema del tempo l'abbiamo voluto mettere al centro, e attraverso tutta una serie di situazioni un po' metaforiche che poi ti fanno capire anche la relatività. C'è chi vuole che il tempo non passi mai, c'è chi non vede l'ora che passi, perché magari è imprigionato in una dimensione in cui non sta vivendo la sua vita, ma semplicemente viene tenuto lì fermo in un fotogramma in qualche modo. Quindi questo è stato uno dei temi sui quali abbiamo lavorato, e poi l'altro, appunto, quello che ti riferivi tu al finale, è un discorso più sulla natura dell'uomo, che non perde mai un'occasione per essere sempre più stronzo di tutti. Ma poi è un finale politico, e lì torniamo all'ideologia di Elena Marcos, l'ideologia di Elena Marcos in Suspiria, l'ideologia delle nuove streghe, del meraviglioso Suspiria di Guadagnino, che è veramente rivoluzionario dal punto di vista, perché sono diverse rispetto alle streghe di Suspiria di Argento. Tu sei uno dei fan. Totalmente. Anche io, a me è piaciuto molto, anche se è completamente diverso, però lui è riuscito a fare una cosa tutta sua, che si è discostata da Suspiria. Lì è come se ti confronti. Io ad esempio l'altra volta... Infatti il maestro non è che proprio l'ha presa bene. Il maestro l'ha presa male. Allora, però invece ti volevo dire una cosa importante, che il film spesso si è letto una soluzione alla casa dalle finestre che ridono, di Pupi Avati, perché c'è il tema del restauro in qualche modo, no? Sì. E allora io a un certo punto ho chiamato Pupi Avati e l'ho invitato al cinema per vedere The Well, perché ho detto, maestro, stanno associando, insomma, io effettivamente Quello è un film che sta nella mia top 5 di tutti i tempi degli horror, cioè lo metto ancora lì. E allora l'ho invitato al cinema, lui è venuto, si è visto il film e poi mi ha scritto una cosa bellissima, guarda, te la leggo. No, che bello! Perché veramente... Eccolo. Vabbè, guarda, posso leggerla? No, no, posso leggere anche quello prima? Sì. Sei una persona che trasmette positività, lo ha detto anche mio fratello, Antonio Avati, quindi bellissimo. Hai fatto un film a livello immaginifico difficile da dimenticare. Il tempo. Il tempo. Qualcosa che rimane nel tempo e non viene dimenticato. Quella per me è la cosa più importante. Poi è appunto ricevere questo tipo di complimento da un personaggio come Luca Avati. Io avevo il terrore di che adesso del film con il restauro, speriamo bene, però invece è stato molto carino e il film si è visto che l'ha apprezzato, perché poi ci siamo abbracciati a fine film e lui mi ha proprio detto: hai fatto veramente un bel film, oltretutto in 4 settimane, complimenti. È stata una bella soddisfazione, così come anche Lamberto Bava, Luigi Cozzi, Sergio Stivaletti. Sta parlando di tutti i grandi protagonisti del nostro cinema immaginifico e fantastico. Ed ha fatto tutti i film di Dario, gli effetti speciali, poi c'era Simonetti. Allievo di Carlo Rambaldi, quindi Sergio Stivaletti, stiamo parlando proprio della tradizione, no? Di passaggi. E Diamantini era allievo di Stivaletti. Quindi abbiamo Rambaldi, Stivaletti, Diamantini. Adesso arriviamo a Diamantini, ma prima voglio dire... Occhio al finale, perché il finale, senza dire troppo, però il finale porterà altre ideologie e lì diventa anche satirico, perché? Perché c'è una generazione e c'è una nuova idea del mostro e dello sfruttamento del mostro che diventa geopolitica, cioè lì io sono andato fuori di testa, perché usciamo da Elena Marcos, cioè effettivamente c'è qualcuno che somiglia ad Elena Marcos. Chi è Elena? Elena è la strega capa di Suspiria, che è molto vecchia, è molto, ed è per questo che Guadagnino fa uno scatto in avanti non male, rivoluzionario, scioccante, su nuove ideologie. D'altronde le streghe di Guadagnino, non dimenticarti mai, sembra la cinese di Godard, stanno in un continuo, è un partito, è come il PD, ti ricordi che stanno in un continuo, anche autolesionista, congresso di partito per capire quale sarà la nuova linea politica della congrega di streghe. Invece Elena è una stronza classista di merda in Suspiria, anche un po' incosciente, e infatti ne combina di tutti i colori e alla fine è così, anche Hubris è così tragotante e arrogante, smargiassa Elena, che si farà fottere anche in un modo un po', se ci pensiamo, come dire, implausibile, perché è una grande strega e si fa fottere da una ballerina. E invece Guadagnino fa un discorso diverso. Qua mi ha ricordato molto la cosa che fate voi, perché loro ampliano da un punto di vista politico. Voglio dire, ci può essere una strega che è classista e quindi che vuole la prigione, la ruggine, i servi. Sì. Mi ricorda quella cosa stupenda che fece Taika Waititi. Sì. Sui vampiri, quel film meraviglioso che faceva vedere le diverse ideologie dei vampiri che vivevano insieme a casa, quindi c'era la commedia, ma ogni vampiro che apparteneva a un'epoca aveva un'ideologia diversa. C'era il vampiro gentile, poi c'era il vampiro classista, poi c'era il vampiro Nosferatu che era diverso e non parlava nemmeno, cioè, e lui fa la stessa identica cosa. Sono impazzito. Quindi occhio al finale, perché parla sempre di lui e di come lui può essere sfruttato, ma occhio, perché Federico e Masi sono abilissimi nel dirvi che ci sarà un'altra ideologia. E infatti ecco l'inquadratura geniale che fa Zampaglione, di grande rigore, di chiusa del film, che riguarda il mio amatissimo Guron. Occhio, guardate che The Well non è solamente l'effetto di Diamantini, gore, oh mio Dio, The Well ci fa dei discorsi sottilissimi. Quindi caro Zampaglione ha inserito la delicatezza dei Tiromancino, l'intelligenza e la dolcezza veramente anche dei Tiromancino. Penso all'inquadratura di Linda nel momento in cui ci saluta, l'ha inserita dentro The Well. Quindi attenzione, non etichettiamo The Well come la cosa non è è qualcosa di molto più, secondo me, sofisticato, dolce e importante. E ti ringrazio, ti ringrazio. E qua chiudo. Allora, senza esagerare, tanto qualcosa l'abbiamo detto, ma questo ragazzo Che ricerche ci sono per far venire fuori questo meraviglioso ragazzo che è Guron? Non so se si è capito che è già uno dei personaggi che io amo di più del 24 proprio. Guron da dove viene? Dov'è che Masi e Zampaglione prendono Guron? Allora, com'è che cominciate a lavorare a Guron? Noi volevamo rappresentare l'idea proprio del dissanguare qualcuno per i propri interessi. Okay. Siamo partiti proprio dall'idea del dissanguamento, cioè prendere il sangue da qualcuno, che è quello che succede, cioè la gente viene dissanguata in qualche modo, quindi siamo partiti da questa metafora, cioè il tuo sangue serve per gli interessi di qualcun altro, quindi siamo partiti da un'idea quasi politica. No, totalmente. Capito? E quest'idea del dissanguamento poi rimane per tutto il film, quando poi si vede proprio a un certo punto, no? Quando mandano giù il secchio nel pozzo. Quindi la costruzione anche del personaggio è stata sempre quella di tenerlo, anche se apparentemente ti terrorizza, ti fa paura, fa anche delle cose terribili, però non fa mai qualcosa di volutamente cattivo o aggressivo. Lui si comporta come si comporterebbe un animale, che ha fame, che deve mangiare, e che in cambio di questo cibo si deve dissanguare, in poche parole. Il peggioramento dopo, sul finale, è che è in cambio di niente, il sangue e basta, non te lo manco più quella cosa che ti davo. Però lo mettono su una barella con una bella cinghia e sta nei luoghi più bianchi. Perché diventa ancora più feroce come cosa, cioè io non ti tengo più nemmeno dentro un ambiente tuo dove comunque ti puoi muovere. La cuccia, io ti metto su un letto d'ospedale e ti tengo bloccato lì perché non sia mai che scappi o che succede qualcosa, cioè proprio ti tengo come se stessi nel polmone d'acciaio, capito? E a livello iconografico, perché in Guron noi ci possiamo vedere un po' di Grinch, un po' di Gollum, a livello iconografico, e qua arriviamo a parlare di un altro genio che sta dentro The Well che si chiama Diamantini. E guarda lo sguardo. Allora noi su questo... raccontami, io voglio sapere tutto, Federico. Noi abbiamo cominciato a lavorare su questo personaggio, su questo mostro, chiamiamolo mostro, e inizialmente la prima configurazione del mostro aveva un'espressione molto cattiva. La cosa sulla quale poi invece io e Diamantini ci siamo concentrati era: lo sguardo non deve essere cattivo, lo sguardo deve essere quasi triste di questo personaggio, quindi mentre la bocca, le cose ti spaventano, questi occhi rimangono un po' tristi per tutto il film, perché in fondo è un personaggio avvolto da una sorte miserabile e da una profonda tristezza, quindi vedi lo sguardo e tu ci fai caso, guarda. Mamma mia. Se guardi qui... Cioè, faglielo vedere a loro, zooma un po' Silvia, fai vedere Federico e fa sta cosa. Concentratevi sullo sguardo, su questo. E quindi c'è stato un grande lavoro, poi tra l'altro, insomma, per metterlo in scena c'erano 5 ore di lavoro, quindi il povero attore Stefano Martinelli che lo interpretava, io non ho mai visto una persona con una pazienza e una dedizione. Grande Stefano. Lui si metteva così ed erano 2 ore e mezza per applicargli tutto il trucco facciale, poi cominciavano con quello corporeo che era pieno comunque di cose sia disegnate sia applicate sopra, quindi erano 4-5 ore che questo qui si metteva immobile, e anche tutti gli altri attori gli hanno fatto i complimenti perché hanno detto: noi non riusciremo mai a sopportare delle sessioni di trucco così lunghe, così invasive. Lui senza mai dire una parola si è fatto tutte queste ore così con Diamantini, che poi era molto pignolo e quindi fino all'ultimo ritocco lo teneva lì. Tra l'altro abbiamo usato solo effetti pratici, practical, bello. Tranne in un paio di momenti dove c'è un appoggio di digitale, ma abbiamo lasciato tutto nelle mani dell'analogico, perché l'analogico sia nella musica che nel cinema resta nel tempo. Il digitale purtroppo ti funziona lì per lì, ma quando lo rivedi o lo risenti un anno dopo dici: porca troia. Cioè a me, ad esempio, io sui dischi ho sempre avuto l'ossessione di non usare suoni digitali, cioè che ne so, c'è gente che per velocizzare prende il plugin del pianoforte acustico lì per lì tu lo senti e suona bene, cioè sembra un bel pianoforte. Valla a risentire 2 anni dopo e confrontalo con un pianoforte vero registrato col microfono, ma anche con i synth, cioè un synth preso da un plugin del computer o un Moog originale, un Prophet originale, è un'altra cosa, cioè un'altra pasta, e così è gli effetti, cioè se tu il braccio lo fai tagliare ed è tutto digitale, fatto col verde, con le cose, dopo un po' sto braccio non pesa, non c'ha la materia, non c'è, l'hai costruito tu, quindi poi lo tagli e tagli una cosa trasparente in realtà. Se il braccio è stato ricostruito e tu tagli un braccio, tagli qualcosa di materico e quindi davanti alla macchina da presa è tutto diverso. Chiaro che è più complicato perché lo devi costruire e soprattutto se sbagli, succede che lo sbagli. In digitale tu fai l'inquadratura e poi dopo se la vedi in post produzione fanno tutti i loro esperimenti e cose. Lì lo devi girare sul set, quindi se sbagli la resa dell'effetto ti tocca ritruccare tutto l'attore, riapplicare tutta la cosa, quelle sono ore e ore che te se ne vanno, e per rigirare un ciak. Quindi insomma spesso stavo dietro al monitor così, Dio mio aiutami, Dio mio fai venire bene queste inquadrature, perché ci sono delle inquadrature lì dentro che hanno comportato veramente ore di trucco e che se venivano male praticamente avremmo rischiato di non farcela coi tempi, perché il tutto è stato fatto in 4 settimane. 4 settimane è poco per un film, diciamo è poco, insomma è quello che di solito si dà un'opera prima. Sì, ma con gli effetti, se tu fai una commedia dove non c'è un effetto, va bene, cosa, va bene, può andare bene, con gli effetti è un casino. Con gli effetti veri fatti quindi sul set ce ne sarebbero volute di più, però appunto lì è stata veramente una sfida anche noi, una lotta contro il tempo. Io mi ricordo che quando arrivavo la sera o la notte in albergo ero completamente svuotato, infatti a un certo punto ho detto a mia moglie tornatene a Roma perché io sono veramente prosciugato da sto film, cioè non voglio neanche che mi vedi così. Perché non sono frequentabili. Non diciamo. Sono frequentabili, non ci ho proprio capito, cioè ho la testa che sta solo lì. Certo, come capita sempre in questi casi. Mi sveglio la notte, mi metto a fare i disegni, certo, le cose, e quindi poi c'erano appunto una... Per fortuna, pensa che quello che fa il carceriere, Lorenzo Renzi... Grandissimo Lorenzo Renzi. Ha preso 30 kg per fare quel film. Cioè lui si è impegnato, ha detto io voglio che questo personaggio, già lui è bello robusto, però ha detto voglio che il personaggio sia gigantesco, sia mastodontico, quindi ha cominciato a mangiare come un animale, mi mandava i video suoi con certi piatti di pasta così grossi, io a un certo punto gli ho pure detto fratello, oh Lorenzo sta buono, fratello, che poi fermate che qua non te voglio venire a trovare all'ospedale, cioè stai diventando, insomma era diventato come una specie di montagna, quando entrava coi piedi e camminava, tremava lo studio, perché poi la parte del pozzo l'abbiamo fatta invece ai mitici studi De Paolis. Wow. Peraltro anche sul personaggio di Lorenzo Renzi si potrebbe fare uno spin-off. Ma lì c'è tutta una storia. Ecco, io ti volevo chiedere, ma Guron da dove viene? Allora noi, io quando lavoro sui villain, cioè i villain sono i cattivi dei film, costruisco sempre di solito insieme all'attore, anche se poi nel film non si vede necessariamente, però costruisco una backstory, perché altrimenti il personaggio viene bidimensionale. Quindi io cerco sempre di trovare una storia che in qualche modo dia più spessore a quel personaggio, anche se non la vedi, ma lui sa da dove viene, sa perché è così, sa perché fa certe cose. E quindi anche in questo caso avevamo creato una backstory, che infatti se io un domani dovessi mai fare un secondo The Well, farei una cosa molto centrata su quel personaggio lì, cioè sul perché quel personaggio lì. Stai parlando del personaggio di Lorenzo Renzi? Sì. Perché... Il carceriere, com'è finito lì il carceriere? Chi è il carceriere? Perché guardate, Renzi è tutto fisico, è una prova pazzesca. Peraltro Renzi è un maestro nel disagio mentale, nel rappresentare il disagio mentale, lui lo fa benissimo, anche nella Invita da Carlo, nella scena esilarante del tassista che prende Carlo Verdone, ma anche nel tutto chiede salvezza, meraviglioso. Stiamo in un TSO, la serie di Francesco Bruni con Federico Cesari. Lorenzo Renzi è meraviglioso, come sono meravigliosi tutti gli altri. Stiamo in un TSO e quindi appunto Renzi è pazzesco nel raccontare il disagio. E... sì, anche in questo caso ha fatto un personaggio completamente disturbato che fa tutti questi suoni, tic, cose che ti inquieta solo. Mamma mia! E questa cosa viene da una storia che... che c'hai? Che c'avete? No, è una storia che arriva dal Medioevo addirittura, perché poi lui è un'altra di queste anime che arrivano da lontano. E quindi è un po' che sta con noi, quindi ha superato la mortalità. Nel Medioevo era... nel Medioevo... L'hai detta a qualcuno questa cosa? No. È uno spoiler... scoop per BadTaste, vai Zampaglione! Nel Medioevo lui era il figlio assistente di un boia. Ci sta, perfetto, come dire, un Gen Z. Che succede? Che i boia, quando venivano chiamati, non erano mai da soli, perché c'erano da fare tutta una serie di cose cui servivano delle persone che li aiutassero, cioè dovevi appendere la gente, dovevi preparare tutti i ferri, dovevi... cioè era un lavoro comunque anche molto impegnativo quello del boia. Quindi il boia arrivava sempre con 1/2 assistenti. Capitava che a volte, a seconda di tutte le cose da fare, perché poi era costoso il boia, quindi quando veniva chiamato magari gli facevano mettere alla gogna delle persone, poi gli facevano torturare un altro che doveva parlare, e poi magari la sera c'era il grande evento dove c'era il rogo della strega, per dire, no? Quindi quando veniva chiamato il boia si portava un assistente o più di uno, che poi infatti anche in un film di Avati che è Magnificat c'è il ruolo proprio di questo boia che si porta il figlio, credo, anche in quel caso. Allora lui era il figlio di un boia che un po' disturbato mentalmente, che il padre si portava, appunto questo era un famoso boia, se lo portava dietro per aiutarlo. Un giorno durante un'interrogazione di una strega, Arruda, cioè il figlio del boia, fa una cazzata e uccide la strega, prima che la strega potesse confessare. E allora lì scoppia un casino, perché il padre ovviamente impazzisce per questa cosa che è gravissima, dice, cioè tu adesso, avendo fatto questa cosa, mi hai rovinato la carriera, perché questa è non è professionale. L'estregoneria è importantissimo, quindi gli urla contro, lui per difendersi dal padre che lo brucia con un ferro rovente, gli dà uno spintone e il padre finisce su una vergine di Norimberga e muore. E a quel punto lui rimane solo al mondo, scappa da lì perché ha creato questa cosa, e da lì nasce il personaggio. Capito? Quindi, che finito poi a essere gestito da quelle che lui... Ovviamente viene preso come un reietto e utilizzato come, hai capito, come guardiano, come servo. Poi alla fine lui è un servo, lo vediamo pure a un certo punto come si comporta nei confronti di Guron. Certo, no? È un servo totale, quindi viene preso e nascosto, perché poi ovviamente è ricercato. E quindi è geniale! Com'è? È geniale! È geniale, bellissima! E questa l'hai fatta con Lorenzo, sta cosa? Questo è il ragionamento che abbiamo fatto. Bellissimo! Per arrivare a quel personaggio siamo partiti da questa storia qua. Sì. Grande Lorenzo Renzi, grande Linda Zampaglione, grande Giovanni Lombardo Radice, che poi è la Radice con quel cinema lì, diciamo delle cose così, Paura nella città dei morti viventi, no? Un filmetto così di un certo Lucio Fulci, Casa sperduta nel parco, Cannibal Ferox, insomma, no, con la presenza di Giovanni Lombardo Radice, che è il papà di Lisa, Federico crea appunto il link con la nostra tradizione. Sì. E Lauren, come si dice? Come si dice? Lauren. Lauren Lavera, la Vira è una Lisa efficacissima. È molto brava. Efficacissima. È l'attrice di Terrifier 2 e adesso tra poco di Terrifier 3. Beh sì, lei è un'attrice di grande... Io l'avevo vista e mi ha colpito tantissimo, poi pensa che ho scritto i complimenti su Instagram, tipo, complimenti per l'interpretazione. A un certo punto mi arriva una sua risposta in privato dicendo, in italiano, mio marito è un tuo grandissimo... Ma dai! Sì, perché il marito è di Napoli, quindi a un certo punto dico, ma non è possibile. Poi lei parla bene l'italiano, perché ovviamente avendoci il marito, quindi abbiamo cominciato a parlare e io ho detto, ma guarda io ho in preparazione un film, gli ho mandato la sceneggiatura, lei è piaciuta tanto e soprattutto poi voleva anche lavorare in Italia perché è il suo paese preferito, quindi abbiamo avuto un rapporto veramente bello. Ma è gasata, si vede che è gasata la Lauren. Sì, si era trovata molto bella, lei era molto, come dire, un pochino inizialmente in soggezione per via di Claudia, cioè sentiva molto. Come è giusto che sia, perché è proprio nel film che è così. Sì, ma poi a me mi diceva, cioè Claudia comunque si sente che è una che proprio... lei aveva molto questa cosa di Claudia, la sentiva molto, che poi io l'ho usata perché certo, doveva stare in soggezione con la duchessa e quindi insomma si è creato, ma guarda, gli attori veramente hanno dato il massimo, hanno fatto cose, sì, anche quelli sotto, chissà quelli sotto, la cosa bellissima è che quando Lisa arriva becca in pullman dei biologi, peraltro una coppia gay bellissima di signore senza che Federico calchi troppo la mano. Ah, l'hai capita la cosa? Però senza che Federico faccia vedere. Io un giorno farò i sottotitoli per persone che quando guardano i film chissà che cazzo pensano, perché tutte le cose, vabbè, tu fai il critico e vabbè, però è così bello quando ti accorgi che tu non calchi le cose, non le dichiari in maniera esagerata e la gente le capisce. Cioè, questo è un dettaglio che io, vedi, ecco, meno male. Cioè, peraltro una coppia molto bella, una coppia gay molto bella, e noi siamo tutti figli del maestro Argento, che è stato tra i primi veramente a uscire dalle macchiette, dalle checche, dalle cose, ed è per questo che è amatissimo dalla comunità LGBTQ+. Il mitico Dario. Il mitico Profondo Rosso, l'amico ovviamente di Gabriele Lavia, presso cui va David Hemmings a sapere qualcosa, e quella scena è entrata nella storia del cinema italiano, perché credeteci, nel 75 girare una scena del genere non lo si faceva, no. Non si raccontava quel mondo con quella grazia, con quel rispetto e quella dignità, ed è per questo che quella scena ha fatto amare, cioè è nato questo amore incredibile della comunità. Ma hai ricordato quell'anno in cui è uscito Profondo Rosso? Io ero piccolo, però mi ricordo che mi facevo raccontare dalle persone più grandi che l'avevano visto, ma che succede nel film? Erano tutti terrorizzati e io mi ricordo che quella cosa mi creava una curiosità, perché già ero fan dell'horror, io sono diventato fan dell'horror verso i 5-6 anni, con il tunnel degli orrori di Leur, cioè, te lo ricordo, quello col drago che entrava nel trenino. Una volta ci andai con mio padre, ero molto piccolo, gli dissi, papà, ma in una park dell'Eur, ma che è sto drago, che è sta cosa? Disse, questo è il tunnel degli orrori. Sì, ma che è? Io non avevo mai visto una cosa horror. Allora lui disse, vabbè, andiamo. Mi mise su sto trenino, partimmo, io me lo ricordo perfettamente, pensa un po' quanto mi ha segnato quella cosa. Mi ricordo perfettamente la partenza del trenino. La soggettiva proprio. La soggettiva. Cominciarono dentro questo tunnel quelle urla che c'erano lì dentro, poi le ragnatele che ti arrivavano in faccia, cominciarono a apparire tutti i personaggi orripilanti, poi era fatto bene. Il chirurgo pazzo che sbudellava, cioè le streghe, le cose... Quando uscì da lì, io in quei 3 minuti, quanto sarà durato questo giro, con le porte che si spancavano, con le urla, con le cose, in un colpo solo avevo assorbito tutto quello che era assorbibile dell'immaginario horror, cioè i suoni, le sensazioni, l'orrore visivo, la paura di una porta che si apre e non sai che ti aspetta lì dietro, questa cosa di trovarmi in un luogo buio, di veder bucare, cioè in un attimo... E quindi uscito da lì mi ricordo che appunto, l'esperienza fu terrorizzante, però io da quel momento in poi, ai compleanni, a Natale, a tutto quanto, anziché Big Jim mi facevo regalare il pupazzetto della mummia, del licantropo, del vampiro, hai capito? A livello di licantropi c'è un omaggio bellissimo anche al mio film preferito, del mio regista preferito, John Landis. L'hai beccato pure quello? Beh, basta. Vabbè, ho capito, ma io conosco il lupo mannaro americano a Londra a memoria, e quindi c'è un borghetto bellissimo con un'insegna bellissima di un pub che Federico proprio inquadra. Guarda, io sono contento che mi dici queste cose, perché sono tutte cose veramente... Pensa che addirittura io avevo messo, quando arrivano, poi l'ho tolta perché era troppo dichiarata, avevo messo la battuta "tenetevi lontani dalla brughiera". Quindi lì è l'arrivo un po' alla John Landis. Che bella la nebbia, che bella quella scena con la nebbia e quella ringhiera, li fai camminare vicino a quella... Sì. È bellissima quella scena. Quella è bella, è molto quasi da fumetto. Sì, è ispirata tantissimo al lupo mannaro americano, quello è proprio... A un certo punto Zampaglione fa una cosa anche lì adorabile, fiabesca, li fa arrivare a un crocevia. E il crocevia è un omaggio a Dante pure, c'è Selva Oscura e Sambuci, e lui fa queste insegne molto fiabesche, molto antiche, molto carine. È lì che questo gruppo di giovani si divide, perché Lisa va verso appunto il Palazzo Malvisi, che anche lì, Federico, complimenti a aver usato, si chiama Teodoli. Sì, Palazzo Teodoli a Sambuci, e poi pure mi sa che c'è pure qualcosa lì dentro, perché era un luogo veramente... Lui ha girato nel borgo del castello, ricreando questa situazione molto interessante. Senti, ma ti sei innamorato di Sambuci? Sei andato lì un giorno o te ci hanno portato? No, allora, stavate scegliendo una location. Masi, che è fissato pure con le location e quelle cose, a un certo punto mi manda queste foto dei Sambuci, di questo palazzo, dopo che ne avevo visti 50. Appena vedo quel palazzo da fuori dico: fermi tutti, è lui. È lui. Perché era elegante, però c'era qualcosa di veramente sinistro. Allora ho detto: partiamo subito, andiamo subito a vedere questo casale, perché secondo me l'abbiamo trovato. Appena sono arrivato lì, immediatamente ho sentito che quella era la casa del film, e poi insomma sono venute fuori pure delle storie piuttosto inquietanti su sta casa, al punto tale che lo scenografo, una settimana prima che cominciassero le riprese, mentre stava preparando tutti gli ambienti, quindi si attardava e rimaneva a volte anche da solo lì a sistemare le ultime cose, le librerie, sai, doveva consegnare la scenografia, e quindi lui ovviamente nella settimana prima era al lavoro. Una sera verso le 11 mi chiamò terrorizzato e mi disse: la notte io lì non ci vado più. Cioè, da solo a fare queste cose non ce la do più. Lavoro il pomeriggio. Io ho detto: ma perché, che è successo? Allora lui mi ha raccontato che il comune gli aveva dato le chiavi, ovviamente, per entrare, uscire, soprattutto uscire e richiudere in maniera indipendente. E quindi lui una sera, finito il suo lavoro, va a richiudere questo portone di legno della cosa. Il portone non si chiudeva, rimaneva incastrato, e lui provava, a un certo punto da dentro ha sentito una botta fortissima che praticamente gli ha chiuso questa porta in faccia. Era scioccato, terrorizzato. Io dal mio punto di vista non ho visto nulla, non ho sentito nulla, però un po' di gente del set ha avuto delle cose strane, oggetti che si sono spostati. Poi queste possono essere anche suggestioni, ma lo scenografo quella sera io l'ho sentito veramente terrorizzato. Allora sono andato su internet a fare delle ricerche su sto casale, e ci sono anche dei video di persone che sono entrati lì dentro, sai, quelli tipo Ghostbusters, no? E hanno fatto dei rilevamenti e effettivamente hanno trovato hanno sentito delle presenze. Poi sai, lì... Tu ci credi a queste cose? Io ci credo, sì. Ecco, questa è una domanda che faccio sempre a chi si occupa di soprannaturale, perché mi affascina da sempre. Cioè, tu che rapporto hai con il soprannaturale, con il metafisico? Ci credo, e ci ho avuto delle esperienze in cui ho seriamente avuto contatti, non spesso, però mi sono successe alcune cose che non mi dimentico. una notte, per esempio, che ero andato in un albergo a Gallarate, perché stavo facendo un lavoro lì, e insomma entrai in questa stanza, fu una notte infernale di rumori, di cose, mi sentivo dei soffi in faccia, delle cose, che è successo di tutto, fino al punto che poi a un certo punto stavo incazzato nero là contro il fantasma, hai rotti i coglioni, domani me ne vado, basta, non ce la faccio più. Poi, perché era veramente una situazione pesantissima, non sono riuscito a chiudere occhio quella notte, perché scricchioli, rumori, cose nel bagno, un continuo alzarsi, un continuo svegliarsi, sai quando ti svegli come se ci fosse qualcuno che te... Insomma, mi ricordo che uscii alle 7 del mattino da questo posto e dissi al tizio della reception, guardate che lì c'è qualcuno. Poi arrivò sto collega mio, sto produttore, a prendermi alle 8:30, e io gli dissi, ho passato una notte infernale, lì c'è morto qualcuno sicuro, e questo mi ha detto, è molto probabile, perché l'albergo ha affittato l'ultimo piano a un RSA, e quindi sostanzialmente ci muore un sacco di gente. Questo io l'ho scoperto il giorno dopo, ovviamente non ci ho più messo piede, ma non per altro, ma perché è stata una notte veramente da incubo, in cui c'era qualcosa che non mi voleva lasciare in pace. E poi c'è pure una cosa dentro casa mia, in realtà. Sì, c'è questa casa in cui stai? Sì, dentro casa mia. Perché tanti anni fa casa mia fu affittata a un pianista tedesco che abitava a Roma, un pianista gay tedesco. A un certo punto questo viveva col suo uomo, col suo compagno dentro casa mia. E una sera, la sera di Natale, chiamò il padre e il padre gli disse non ti far, perché il padre non accettava questa sua omosessualità, e gli disse delle cose orribili, tipo che poi raccontò al compagno, a mio padre, quando poi andammo lì con questo, ti dico che cosa è successo. E il padre gli disse delle cose talmente cattive che questo chiuse il telefono, aprì la finestra della camera da letto mia e si buttò di sotto. E morì proprio cadendo di sotto. Quindi sono successe delle cose, insomma, che hanno manifestato un po' questo fatto. Ad esempio mia moglie una volta faceva la valigia, stava di spalle al pianoforte, ha sentito delle note di pianoforte. Un'altra volta si è chiusa il bagno da dentro, ho dovuto chiamare l'operaio per aprirlo, e quello è venuto e mi ha detto ma ci sono le mandate, ha dovuto smontare tutta la porta, perché io e mia moglie stavamo discutendo. A un certo punto, ti dico proprio la situazione, la vuoi sapere? C'era mio padre sul divano, mia figlia nella camera vicino al bagno, nella sua stanza, perché c'è la sua camera anche a casa mia, lei vive con la mamma, mia moglie in cucina, io con mio padre. A un certo punto io vado al bagno e busso, c'era mia figlia, Linda, esci papà? Sì sì papà, adesso esco, e me ne torno di là. Poi arrivato dopo 10 minuti, vado ad aprire, era chiuso. Gli dico lì, dai apri però, su, sto per mezz'ora che sta al bagno. E sento papà ma io non sto al bagno. Ma faccio, e lei stava seduta col computer in camera sua. Allora dico vabbè ci sarà mio padre, non mi sono accorto che è entrato. Vado lì, mio padre è seduto sul divano così. Mia moglie di là dico aspetta un attimo, cioè che cazzo c'è al bagno? Vado lì, provo ad aprire in tutti i modi, la porta non s'apre, è dovuto venire l'operaio, l'ha completamente smontata, e poi da lì abbiamo tolto la chiave del bagno. Allora mia moglie ha cominciato a dire bisogna chiamare qualcuno, bisogna... Io ho detto non rompete i coglioni al fantasma, perché questo è un'anima buona, è un musicista e probabilmente cioè mi sta bene qua, quindi ti dico quello che faccio io quando parto, lascio il pianoforte alzato. Grande, che rispetto. Così, fatti una suonatina, amico mio. Sì. Io la penso esattamente come te, io sono convinto che Questo è un palazzo del 37, è un bellissimo, non stiamo, vabbè, è un palazzo del 37 di architettura nazionalista fascista, molto bello in questa zona. Io sono convinto che qui ci siano delle ah, beh, ma sicuro. Io li voglio bene, io li rispetto, questa è casa loro, non è casa mia. Esatto. Cioè... E qua è il tempo, la stratificazione, l'esperienza umana. Peraltro questa vita che tu hai raccontato è anche così triste. Per quello che è successo, proprio dalla stanza da letto mia. Poi mia moglie non lo sapeva, quando ha sentito il pianoforte si è spaventata. Certo. È andata dal vicino, a un certo punto dice: ma chi ci abitava qua? Dice: un pianista. Mi ha detto questo qua, questo signore. E lì, quando sono tornata a casa, stava così, terrorizzato. È stata la prima volta che c'è stato un episodio, però appunto. Si sente, io per esempio dentro casa io sento un'energia positivissima, quindi qualsiasi cosa sta bene lì, si trova bene, sta bene, c'è la musica, c'è musicisti, condividiamo. Esatto. Nel caso di quella notte lì a Gallarate, no, lì non ci potevi stare, lì non ci potevi stare, c'era un'incazzatura, un disturbo che gli avevo dato, che era spaventoso, certo. Perché mi ha veramente fatto uscire alle 7 della mattina, ti giuro, avevo un mal di testa che raramente ho avuto in vita mia, sono uscito, me lo ricordo, sono andato diretto in farmacia, che stava aprendo in quel momento, perché erano le 7, e comprava il Moment per il mal di testa, che mi era venuto. Quindi c'è poi una differenza di persone, di anime che sono positive, che sono buone, e altre invece che non hanno lo stesso. Che sono incazzate, che sono molto incazzate, magari appunto... Dice, ma chi è questo? Che cazzo vuole? Certo. Dentro, non devi andare. Gli venisse in mente di rimanere qui. Allora, capito? Infatti, certo. Molto interessante. Eh sì. C'è una backstory di Guron? Questo ragazzo, la backstory no, perché lui viene secolare, quindi già nel Medioevo esisteva, e a un certo punto viene scoperto che c'è e lo vanno a cercare. E si ricollega al... lui viveva nei boschi. E non faceva male a nessuno. No, lui ogni tanto sbranava. Per mangiare. Quindi ritrovavano qualcuno sbranato. Ma a un certo punto si viene a sapere la natura di questa... figura, e allora viene fatto di tutto per catturarla, cosa che vediamo infatti, capito, nel film. Attenzione che le streghe, che noi amiamo, perché le streghe sono comunque dei soggetti politici e hanno delle ideologie, che bella che è la strega di Robert Eggers, di The Witch, il film che l'ha fatto rivelare al mondo, un folk horror bellissimo, quella che strega è, lo diciamo, è una strega stanziale, non è un imperialista, come... cioè non si allarga dal bosco in cui sta, e quando arriva questa famiglia di contadini a mettersi vicino al suo bosco, lei comunque agisce, ma è nel bosco, e quindi vedremo anche l'interazione di questo meraviglioso horror che ha fatto diventare Robert Eggers una celebrità assoluta. Adesso non vediamo l'ora di vedere la strega, noi non l'abbiamo citata, Melanie Gaidos, quella calva. Quella è una modella di New York, non è un effetto speciale. Che meraviglia! Lei è realmente così. Parla di lei, anche perché lei ci ricollega a una cosa di Zampaglione che noi amiamo, che è anche lui. Lui, Federico, mi raccontò una storia di Arquint, cioè Nuot Arquint, che già c'ha un nome meraviglioso, è un protagonista importantissimo di Shadow, che lui riporta anche in Tulpa, perché insieme hanno un successo pazzesco. Possiamo dire che sembra una copia più terribile di Richard O'Brien di The Rocky Horror Picture Show, il mitico Riff Raff, che è autore di quell'immenso capolavoro che è The Rocky Horror Picture Show teatro e film, Richard O'Brien, e Nuot Arquint era un becchino. Sì. Ok, invece parlaci di lei. Lei è una modella di New York, che è nata con questa caratteristica di avere questo viso molto particolare, molto inquietante, sembra quasi un'aliena, e poi c'è un corpo meraviglioso. Infatti è una modella di queste inclusive, ha fatto tantissimi lavori nel mondo della moda. Un giorno una mia amica che abita a Los Angeles ha fatto un servizio con lei e ha postato delle foto. Io ho visto le foto, dico, l'ho chiamata immediatamente e ho detto: scusa, ma questa chi è? ma questa è una modella, assolutamente mi devi dare i contatti, e quindi mi ha dato i contatti di Melanie, che credo che abbia, insomma, nel film ci mette il suo. Porca vacca! Mi racconti il suo rapporto gerarchico? Perché queste sono tutte le cose affascinanti di The Well. Beh, era la migella di compagnia, diciamo, della grande strega, mettiamola così. Dell'Elena Marcos della situazione. Lei pure ha la sua backstory, anche lei ha la sua backstory. Anche lei ha la sua backstory. Sì. Anche lei ha la sua backstory, che è collegata con quella del carceriere Arruda, e che arriva comunque sempre dal Medioevo. Senti Zampa, ma tu la faresti una serie televisiva horror di spin-off anche collegata? Sì, ce l'hai avuto dei contatti? Pensi che sia possibile farla per il tuo gusto estetico piuttosto uno forte? Spin-off di The Well? Non lo so, ti chiedo, tu come... Io la cosa che mi spaventa un po' è sempre quando mi vogliono limitare, cioè vogliono farmi fare delle cose delle quali io non sono convinto, perché anche se me danno un sacco di soldi, però ho capito che poi prende tutta una piega in cui io sto incazzato fondamentalmente. Sti soldi non te cambiano niente nella vita, perché i soldi... vivo tutto male, perché allora dico, guarda che sta cosa non mi piace, non la voglio fare. Sono diventato talmente maniacale nel fare le cose che mi piacciono, che poi se mi vengono imposte soffro come un cane. Quindi, perché non ci sei anche abituato, è una metodologia, io capisco. A un certo punto, con una grossa casa discografica con cui ho lavorato per anni, avevo detto alla mia manager: non voglio sapere quello che pensano delle canzoni, né se gli sono piaciute tanto, né se gli hanno fatto cagare. Non mi interessa proprio quello che pensano, nel bene e nel male, non me ne frega un cazzo. Cioè, gli mando la canzone, non voglio sapere quello che ne pensano, perché in un caso o in un altro mi influenzano, non mi importa. Questo è il pezzo. Perché? Perché anche con la musica ho fatto delle grandi battaglie per portare avanti un mio stile, perché all'inizio era: ma che stile è? Ma è troppo indie per essere pop, è troppo pop per essere indie, allora che facciamo? Dove li mettiamo? Al festival bar o al centro sociale? Cioè c'era sta cosa che non si capiva. Io ho detto non lo so, io la porto avanti, e alla fine ho avuto in qualche modo ragione. Anche con il cinema, cioè sto facendo delle cose molto sentite, che poi a volte sono più riuscite, a volte meno, però insomma sto esprimendo. Allora la mia paura è che tu fai una serie, una cosa di questo tipo, ti mettono vicino l'editor che inizia a dire questo non si può fare, quell'altro non si può fare, perché già lo so che dopo 5 minuti lo mandi a fanculo. Lo mandi a fanculo, ok, vabbè, però vediamo se dovesse accadere. Allora, visto che dovevamo, per rispetto nei confronti degli artisti che noi amiamo, capire se era lei, certo che è lei, ok, sì, è Nicoletta Elmi, ok, la meravigliosa bimba di Profondo Rosso, sì, che tortura le lucertole. E poi quella lucertola lì era vera, Certo che era vera. Oggi tu la pagheresti 10.000 euro quella lucertola, perché giustamente non si può più toccare un animale. Negli anni 70 erano le tutte. Allora, Bernardo Bertolucci in 900, Ruggero Deodato, fine 70, Cannibal Holocaust e famigerato. Il buon Dario Argento, che certamente non era un sadico con gli animali, ma la scena della lucertola di Nicoletta Elmi in Profondo Rosso. Senti, Nicoletta Elmi, che poi quando è cresciuta è diventata anche un po' una pariolina, la vedevamo nei ragazzi della terza C, sì, ti ricordi, no? Noi ragazzi degli anni 80. E facciamo un po' una chiusa su Linda. Linda è brava, Linda Zampaglione è appunto questo splendido personaggio di The Well. Che bella che è la filastrocca che canta. Autore Federico? Sì, pensa che però lei poi l'ha cantata in diretta sul telefonino. Quella che me l'ha mandata e quella che sta nel film è proprio il vocale. Vabbè, l'acqua Palla si è sciolta. Ma lei incroci. È una ragazzina veramente molto seria. E c'ha uno sguardo. Seria, è molto, si impegna sulle cose, vuole dare il massimo, se sente di non aver fatto il massimo ci sta male. Questo l'ha preso da me, cioè ho capito che è una perfezionista. Io ho ormai questa mentalità, quando faccio le cose, finché le cose sono sotto il mio controllo, do il massimo. Non ci dormo la notte, oppure mi sveglio la notte prendo appunti. Poi una volta che la cosa esce mi scatta un meccanismo un po' di lasciarla andare per la sua strada, perché lì se ti concentri su come vanno le cose nella vita, sul risultato... rischi di impazzire... No, ma soprattutto rischi di rovinare tutto quello che fai. Cioè il pubblico arriva per ultimo. Non che uno gli manchi di rispetto, però tu non puoi pensare al pubblico e a quello che piace al pubblico mentre fai qualcosa, perché altrimenti stai minando quello che fai, perché non è più la tua visione, non è più il tuo gusto, ma è la ricerca di capire come intercettare il pubblico. E poi quando fai così inevitabilmente succede pure che il pubblico non gli piace poi quella cosa, perché la sente questa intenzione. Quindi Linda, diciamo, ha preso questo un po' pignoleria, cioè questo fatto di fare le cose con il massimo dell'impegno. Io le cose mi piace farle, dedicargli tutto me stesso, infatti in questo periodo, cioè durante tutta la lavorazione del film, musicalmente non ho fatto uscire praticamente più niente. Beh, io non faccio più album nella vita, però gli album li ho eliminati. E questa cosa perché? Perché ne ho fatti tanti, perché tu fai un album e poi lo vai a mettere in un mercato, cioè ti faccio un figlio che fa, lo prende a bastonate, da appena mette il naso fuori di casa, ma vaffanculo, cioè non te lo do mio figlio che faccia questa cosa qua, capito? Perché poi il mercato di oggi è così, cioè o fai un certo tipo di musica, trap, cose, allora con gli streaming, col telefonino, avanti. Però l'album inteso come una cosa così oggi te lo trattano malissimo, e quindi perché si è persa l'abitudine all'album. Quindi allora io che faccio? Faccio uscire, quando c'ho una bella canzone la faccio uscire, senza tenermela da parte, aspettare 2 anni che ce ne sono altri 10, in maniera estemporanea. E allora agli album ho sostituito i film, cioè il viaggione di 2 anni di lavoro, anche perché con la musica io credo, poi c'è sempre, potrei sempre cambiare idea, però penso che molto di quello che io dovevo dire, o comunque una buona parte di quello per cui sarò magari un giorno ricordato, è stata fatta. Cioè non credo che ancora devo scrivere il pezzo, quello che... Ah, era quello di, tanto lo sappiamo già, un domani chi, come mi ricorderanno. La descrizione di un attimo, 2 destini, per me è importante, quelle cose l'ho fatte. Quindi diciamo che il cinema è un territorio che invece mi dà la possibilità ancora di esplorare un po' di più, di dire un po' di più. Sto ancora in una fase molto più iniziale e quindi con la musica vado su canzoni singole, così non me ne possono aggredire con la mentalità del mercato di oggi. E col cinema invece, dove c'è una prospettiva tra l'altro internazionale, per cui non si svolge tutto nei confini italiani, anche perché gli italiani a volte, capito, sono un po' strani, cioè sembra che si concentrino spesso solo su cose così, capito? Il gossip, le cose. Guarda oggi la musica, è tutto gossip. Possibile che se uno deve parlare di un artista lo deve fare solo perché ha litigato con qualcuno, solo perché ha fatto una puttanata clamorosa, solo perché si è separato dalla moglie. Cioè, questo è assurdo. Poi magari lo stesso giorno esce il disco di Springsteen e gli stessi media non ne parlano, perché devono parlare di qualche puttanata fatta da qualcuno, capisci? Allora, il fatto di avere magari col cinema una prospettiva anche internazionale, che ti dà la possibilità di dire vabbè ragazzi, mo me ne vado, che ne so, lì e respiro un'altra aria, mi confronto anche con un altro modo di ragionare, questo non è poco, capito? Domanda Federico, ti stai confrontando a livello internazionale? Perché Federico, zitto zitto, con questi film ha... E guarda, questo è il manifesto americano. È un simbolo ormai, Vedi, questo è il manifesto americano di The Well, che esce il 9 di agosto, quindi tra pochissimo nelle sale, e poi il 3 settembre esce in digitale più o meno su tutte le piattaforme e in VOD. Quindi sei diventato un simbolo del cinema horror italiano, perché ormai Federico, insomma, tu sei quello di Shadow, qualcuno non se l'è dimenticato, no, a proposito di tempo, e anche Tulpa con tutte le sue contraddizioni. Però te l'hai ricordato, sì, infatti devo dire che poi insomma The Well la gente lo sta andando a vedere. Ti piace essere in questo momento, cioè se, domanda da giornalista, senza sì. Cioè puoi essere un po', come dire, non dico, cioè noi dobbiamo, io sono molto frustrato dal fatto che il nostro cinema non faccia almeno 10 horror all'anno. Certo. Perché poi a quel punto il pubblico anche arriverà prima o poi, certo, perché poi lo imbrocchi, cioè a un certo punto lo imbrocchi per forza. Questo sta rompendo un po' gli schemi, nel senso, io sono convinto che una serie di persone nascoste dietro vili scrivanie, quando la mattina aprono il Cinetel, persone che ci hanno mandato a cagare, adesso ci stanno... Stanno lì che dicono, capito? Però forse abbiamo sbagliato a dire di no, forse abbiamo sbagliato a non prendere seriamente questa cosa, perché comunque si accorgono che il film performa, che il suo pubblico ce l'ha malgrado i 18, che nella classifica ci va, che fa la più alta media copia, che è l'horror più visto di Immaculate e compagnia bella. E comunque queste sono cose che chi fa questo mestiere nota. Però la grande frustrazione è sempre, no? Poi era quello che succedeva, che raccontava Mainetti deriso per 4 anni, no? Nelle riunioni anche con Rai Cinema di fronte al soggetto di G. Grobo. Poi alla fine si ottiene quel risultato e non si riesce a fare, non si riesce a renderlo pienamente per quello che doveva. Cerchiamo anche attraverso Federico, appunto, di sfruttare questo momento che non è drammatico, perché vi ripeto, il compito mio è anche quello di essere storico, per tornare sempre alle difficoltà del tempo, che io vedo che ci sono, anche tra gli appassionati. Oggi ricordare a una persona una cosa che è successa 2 anni fa, ma le vedi che hanno lo sguardo perso? Sì, e tu gli dici, guarda, 2 anni fa, io non faccio altro, io perché sono incoglionito, non faccio altro che lamentarmi con mia moglie di questo, cioè passo le serate a pontificare dicendo, ma... E quindi... Signori, 2018, Suspiria, remake di Guadagnino, qualsiasi cosa ne pensiate, che personalità, produzione italiana, Sì. Al Davide Donatello non è considerato un regista italiano, Luca è un regista italiano, Suspiria 18. 21 a Classic Horror Story, nel mio piccolo ero direttore del Festival di Taormina, insieme ai meravigliosi di Federico Montiggi e Alessandra De Luca, in concorso vince miglior regia e c'era Nicola Guaglianone in giuria, e quindi ok. 22 Piove, sempre Strippoli, la Strippoli dei Feo a Classic Horror Story, 24 The Well. Signori, qualcosa si muove, cerchiamo di continuare il movimento, visto che sei un pischello, amico mio, perché bello, cioè bello, insomma, interessante questo discorso che hai fatto sulla musica, ma oggi a 56 anni sei un pischello. Ti ricordi, Federico, i cinquantenni dell'epoca nostra avevano la pelle gialla, gli cadevano i denti e noi facevamo, ah, sono vecchie. Adesso che siamo noi i nuovi maturi, dai. Federico, c'hai una vita, esatto, allora, visto che c'hai una vita davanti, amico mio, e visto che te vedo bello, no, io sto carico, facciamo questo movimento, cioè, no, lo facciamo, perché, e visto che Masi ci piace come personaggio, è una sfida, cioè nel senso che insomma, a me poi mi piacciono le sfide, ti dico la verità, più mi si dice non fare quella cosa, cioè ti prego dimmi di non fare una cosa, dimmi che non si può fare, dimmi, mi godo ogni secondo di quando mi dici che non posso fare una cosa, capito? Perché è proprio il momento che la faccio e che la porto avanti fino alla fine e ci metto tutto me stesso, quindi questa cosa dell'horror è una cosa che io sento, è una cosa che io non mollerò. Poi magari Federico è matto, magari ci fa un Morrison e ci fa una cosa che vuole fare Federico Zampaglione, perché abbiamo capito che giustamente ha le idee chiare e poi... Ma il mio mondo è l'horror, la mia casa è horror. Ragazzi, su 5 film ha fatto un grottesco condominiale, un horror, 2 horror, 3 horror e un romanzo di formazione musicale, diciamo incontro giovane-vecchio all'interno dell'ambito musicale, commedia all'italiana molto amara, scena meravigliosa. Abbiamo finito, siamo stati 87 minuti, ma potevamo andare avanti un'altra ora perché Federico si è molto aperto e ti ringrazio per questo. Abbiamo cercato di raccontare The Well, e scusateci se l'abbiamo un po' svelato, ma anche io un po' mi sono rotto i coglioni, la critica cinematografica è con l'accento spoiler, se no noi siamo anche noi critici che già stiamo in crisi. Non sapete più che dire. Perché poi non puoi parlare di niente. Grazie Zampaglione che da artista capisce appunto i problemi dei poveri giornalisti della nostra. Secondo me siamo stati sufficientemente attenti a non dire cose. Però proprio... abbiamo detto tanto. E perché c'è tanto da dire di The Well. Perché appunto una cosa c'è premuta, almeno a me personalmente che sono giornalista, lui è l'artista. Non è solo il VM18, non è solo, e Federico fa benissimo a giocarci, non è solo il sacchetto del vomito, non è solo la repulsione, è un film divertente, è anche molto ironico, sì, per chi ama lo humor nero come... Sì. Perché il finale è satira pura. Mario Bava, se avesse visto gli ultimi 2 minuti di The Well, avrebbe riso come un pazzo, perché era quel matto che faceva quel finale divertentissimo con i bambini cattivi di Reazione a Catena. E perché guardate che Federico ci mette anche molto senso dell'umorismo. Nero, perché poi Federico è pessimista, Sì, nero, sempre nero. Perché noi amiamo Guron. Io e Zampaglione, perché Guron, lo possiamo dire, siamo noi. Siamo noi. È il popolo sfruttato. Dissanguato. Come cantava Rino Gaetano, il nostro fratello, frustrato e mal pagato. Cioè, Guron siamo noi. E infatti Guron, se vogliamo dire che Gollum è un hobbit, come sappiamo, distrutto e degenerato dalla potenza dell'anello, ma Gollum, non dimenticatevelo mai, che era Smigol e stava a pescare con suo cugino con la canna e si andava poi a fare la biretta, perché gli hobbit, lo sapete, sono pacifici e vogliono festeggiare, sono molto gioviali come creature, è quell'anello che l'ha chiamato, è la droga, è il potere, è questo grande potere, questa volontà di potere che corrompe noi, che ci fotte da sempre. Signori, la bellezza di questo Guron è che forse Guron, appunto Guron sta lì nel bosco. Poi ma anche troppo veloce Guron, io che adoro i mostri, no? Sono molto, cioè, quando tu hai detto che Guron, è vero che Guron poi le streghe lo fottono, perché, ok, spoiler, perché stanno un po', ma immaginate gli animali che può prendere Guron, quando vedrete Guron, cioè non è che Guron sia il massimo della civiltà, quindi... Però siamo noi, anche Guron siamo noi. Anche e Guron io lo amo, è uno dei personaggi veramente più struggenti, io non faccio altro che pensare a lui. Ma sì, e l'ultima inquadratura è terrificante. È terrificante l'ultima inquadratura di The Well. E questa non ve la spoilerò, però ne dobbiamo parlare in futuro, perché The Well, caro Zampaglione, rimane e rimarrà nel tempo, o quantomeno ci saranno dei coglioni come me, come Federico Frusciante, che abbiamo parlato molto del tuo film e so che ci avete avuto anche un rapporto, diciamo di scambio, ci saranno delle persone che lo ricorderanno, va bene? E noi siamo tra queste. Grazie Federico, è stato veramente un piacere, ripeto, torna e continuiamo questa chiacchiera. E lo conosci Paolo Strippoli? Sì. Incontra Paolo, state insieme, fate squadra ragazzi, andate la sera, passate la serata insieme, perché dobbiamo creare, abbiamo degli artisti fantastici. Carlo Diamantini ha fatto un lavoro meraviglioso, ci siamo rotti le palle di vedere Giannetto De Rossi che va a fare Alta Tensione di Alexandra Già, mentre da noi faceva le parrucche, con tutto il rispetto, di Amici era rara, era il genio che faceva gli effetti per Lucio Fulci. Noi abbiamo dei geni, noi siamo dei grandi artisti, abbiamo una grande tradizione anche nel genere horror. Questo signore insieme ad altri prodi eroi la sta portando avanti e noi lo dobbiamo per questo ovviamente analizzare, lo dobbiamo discutere quando è da discutere, ma insomma non dobbiamo dimenticarci quello che sta facendo e quello che ha fatto. Io sono rimasto veramente colpito e affondato dalla bellezza di The Well, non stavo capendo bene da che parte stesse andando e poi alla fine è stato un entusiasmo per vedere questa sceneggiatura veramente, posso dire, è un horror estremo? Ma guardate che la sceneggiatura è una delle più precise che mi è capitato di vedere. Ma non credimi! Perché lui e Masi hanno fatto una sceneggiatura matematica. Alla fine, ragazzi, tutto. Forse c'è una cosa un pochino parossistica. Una soprattutto, una capacità di apprendere un incantesimo, diciamo, da parte di un personaggio. Però lì... a noi che amiamo, Federico e Masi hanno un po'... con una fiaba nera. Però è un colpo di scena che però a loro serve per arrivare a questo finale geniale, che uno dice ma, come dire, il paradosso, diciamo un'esagerazione, quella può essere, magari ne parleremo magari di questa cosa quando The Well sarà un cult movie, perché diventerà un cult movie, e quando magari Federico, di sua spontanea volontà, senza che corporation arrivino, storie, magari avrà voglia magari di esplorare, chi lo sa, qualcosa. Nel frattempo goditi The Well, goditi il giro che secondo me nel mondo The Well sarà, andrà benissimo. Ti ringrazio, speriamo. Ma già è andato bene, perché il signore appunto a Sitges, non è che a Sitges chiamano qualsiasi cosa, a Sitges il signore è stato già presente con The Well, e quindi Zampaglione a livello mondiale è un nome per il cinema fantastico italiano. Vuoi salutare BadTaste? Che vuoi dire? Come vuoi chiudere? Ti sei divertito? Ti è piaciuta questa intervista? Mi sono divertito, mi sono anche emozionato, perché poi sono stati tirati fuori degli aspetti che stavano dietro, che però tu hai colto benissimo, quindi un saluto a tutti i ragazzi del BadTaste e viva il cinema di genere italiano. Grazie a Carlo Dutto, un bacio, sempre vicino a me quando c'è da sfrugugliare artisti interessantissimi come Federico, grazie a Silvia Nobili che è stata dietro la macchina Canon che ci ha inquadrato fino a questo momento, grazie al grandissimo Federico Zampaglione. Amore Amaro, accompagnatemi al treno. Ciao!